Ciao ragazzi, bentornati a questo nuovo appuntamento settimanale per parlare del mondo dei guanti da portiere e del portiere in generale. Faccio una piccola premessa per ringraziarvi del supporto che ci state dando in queste settimane e del seguito che si sta creando attorno ad Adder in particolare, ma attorno alla nostra campagna di abbonamenti che è in procinto di partire, per cui veramente grazie mille del sostegno. Abbiamo visto con piacere che sta aumentando anche il nostro seguito su YouTube, che è una bellissima scoperta. Questa settimana andremo a parlare di un altro argomento molto molto interessante che per molto tempo ci siamo ripromessi di trattare e abbiamo trovato questa settimana come il momento perfetto per farlo. Cominciamo. Cos'è il taglio in un guanto da portiere? È il modo in cui il lattice e la struttura del guanto in generale viene tagliata dalla materia prima per ottenere un qualche tipo di forma e di costruzione. Quindi, a seconda di come il nostro guanto da portiere viene tagliato, assumerà un tipo di forma e un tipo di vestibilità, un tipo di robustezza oppure di sensibilità. Innanzitutto facciamo una distinzione fondamentale che definisce in due grandi categorie i tagli dei guanti da portiere. Da una parte abbiamo il taglio a cuciture positive o esterne o taglio piatto, dall'altra parte abbiamo le cuciture negative o interne o taglio negativo. Già questa grande definizione ci dà due macro categorie di riferimento. Il taglio a cuciture positive si contraddistingue appunto per avere le cuciture esterne al guanto, quindi avere un maggior spazio all'interno e una minore sensibilità, però un maggior spazio di presa esterno. Dall'altra parte, il taglio a cuciture negative si contraddistingue per essere cucito internamente, quindi minore spazio all'interno, maggiore aderenza alla mano, maggiore sensibilità, però allo stesso tempo maggiore spazio di presa all'esterno. Da questa grande distinzione si sviluppano poi e si sono sviluppati nel tempo un'infinità di tagli. Ognuno ha le sue particolari caratteristiche, per cui ve li elenco prima e poi andremo a rappresentarli in un grafico che ci permetterà un po' di capirne la geografia e rendere un futuro acquisto in maniera molto più consapevole. Partiamo dal taglio classico o regular cut che abbiamo già introdotto, passando al taglio roll, successivamente quello che viene chiamato finger surround, l'expanded cut, il taglio espanso, il taglio ibrido piatto o biohybrid in tutte le sue forme che poi vedremo, ibrido negativo o hybrid negative e il taglio negativo. Queste sono le macro categorie di riferimento con veramente dei mondi all'interno, però diciamo giusto per avere un riferimento iniziale. Creiamo un grafico nel quale nelle asse delle ordinate abbiamo i tagli con più spazi di presa, quindi più andiamo in su, più il nostro taglio avrà maggiore spazio di presa. Nell'asse delle ascisse abbiamo la maggiore sensibilità, quindi più andremo verso destra, più il nostro taglio ci darà sensibilità in fase di presa. Cominciamo inserendo nel nostro grafico vuoto quelli che sono storicamente i tre tipi di taglio fondamentali. Partiamo dal roll finger, il taglio con maggiore spazio di presa e quello anche più robusto. Infatti è caratterizzato dal lattice che avvolge completamente tutte le quattro dita, indice, medio, anulare e mignolo, donando una sensazione di presa estrema quasi a 360 gradi e quindi massima sicurezza. Allo stesso tempo, per poter contenere tutto quel lattice, deve cedere a due compromessi. Uno è che la mobilità in sé diminuisce drasticamente. Due, per poter inserire quella grande quantità di lattice nelle due dita centrali, deve ricorrere a una cucitura alla base di medio anulare che rende scomoda la calzata. I pro sono la massima sicurezza perché la quantità di lattice aumenta drasticamente rispetto a tutti gli altri tagli, anche in condizioni di bagnato, per esempio, donando maggior spazio di presa ci dà maggiore sicurezza. Dall'altra parte è quello che ci dà meno sensibilità e meno mobilità in fase di presa. È molto apprezzato soprattutto dai portieri inglesi e da coloro che giocano spesso sotto l'acqua. Il secondo taglio fondamentale, il regular cut, il taglio storico per eccellenza, quindi il classico taglio piatto, che possiamo inserire nel nostro grafico in mezzo tra massimo spazio di presa e massima sensibilità. Infatti questo ha da una parte uno spazio di presa intermedio e dall'altra parte, avendo cuciture esterne, non ha tutta questa sensibilità. Sicuramente i difetti
sono che non ha né lo spazio di presa del taglio roll e neanche la sensibilità di quello che poi vedremo essere il taglio negative. Però dall'altra parte i suoi pregi sono che, avendo le cuciture esterne, ottima morbidezza e dona tantissimo comfort alla calzata, e dall'altra parte comunque è un guanto che per via di spazio di presa si difende benissimo. Infatti è un taglio che tutt'oggi, nonostante sia uno dei più vecchi tra quelli disponibili sul mercato, viene ancora scelto tantissimi professionisti ed è ancora molto apprezzato. Passiamo al terzo taglio fondamentale, che è il taglio negativo. Proprio per la sua costruzione, essendo le cuciture interne ed essendo molto stretto aderente, ci dà poco spazio aggiuntivo rispetto a quello che è il volume occupato dalle nostre dita, ma dall'altra parte ci dà la massima mobilità, la massima sensibilità in fase di presa. Come potete vedere dal grafico, non abbiamo segnato questi tagli principali, ma non segneremo neanche quelli successivi che andiamo a vedere, con dei puntini, ma li segniamo con delle aree. Non si può definire il taglio negativo come unico, o il taglio regular come unico, o il taglio roll finger come unico. Ogni brand sviluppa il proprio taglio nella propria maniera. Dobbiamo, per correttezza, creare delle macro aree, dei macro spazi dentro i quali le varie differenze tra brand e brand si muovono. Adesso andiamo ad analizzare il mondo nato successivamente, nato soltanto negli ultimi anni, che è quello dei tagli ibridi e di tutti i nuovi tagli che sono nati recentemente, che si vanno a muovere tra queste tre categorie principali. Partiamo quindi dal finger surround, così chiamato da un noto brand, che ha sostanzialmente la stessa struttura di un taglio roll. Però cosa va a cambiare? Mentre il taglio roll si contraddistingue per le cuciture esterne, il taglio finger surround si contraddistingue per essere cucito negativamente, quindi le cuciture sono tutte interne. Questo porta il taglio ad avere un po' in più di sensibilità, però allo stesso tempo mantenendo lo stesso vantaggio dello spazio di presa che ha il taglio roll finger. Andiamo poi avanti successivamente parlando di uno dei tagli che è stato in voga qualche anno fa, adesso si sta un po' vedendo di meno, l'expanded cut o taglio espanso. Un taglio che è un incrocio tra un taglio roll e un taglio regular, si pone come piatto ma si espande moltissimo, trasformando le dita quasi in piccole palettine, quasi delle ventose, che si allargano drasticamente partendo da una base più stretta, allargandosi poi verso la punta. Il vantaggio di questo taglio appunto è allargare lo spazio di presa, non avvolgendo il dito ma appunto allargandolo. Aumenta anche il comfort del taglio perché dentro il dito ha un'ottima libertà di movimento. Dall'altra parte la sensibilità è molto bassa, quasi per assurdo inferiore a quella del finger surround e, anche se in maniera diversa, come quella del roll finger. Passiamo poi a uno dei tagli al momento più in voga in assoluto, che è forse una delle macro aree più grandi, per semplicità chiameremo taglio ibrido piatto, ma che viene chiamato anche bio hybrid, viene chiamato anche half roll, viene chiamato in tanti modi. Si contraddistingue per avere una struttura simile al roll finger nella parte superiore delle dita e una struttura simile a quella del taglio piatto nella parte inferiore delle dita. Manteniamo lo spazio di presa che ci piaceva tanto del roll finger, ma dall'altra parte abbiamo mobilità e libertà di movimento del taglio regular. Si può evitare di creare quella fastidiosa cucitura alla base di medio anulare. Essendo una via di mezzo appunto tra regular e roll, garantisce entrambi i pregi e elimina molti dei loro difetti. Le aziende lo riproducono in tantissimi modi diversi, ciascuna a modo suo, e appunto è quello che adesso comprende una delle macro aree più grandi insieme a quella del negative. Passiamo alla macro area, anche questa veramente molto estesa, degli ibridi negativi o hybrid negative. Incontriamo la maggior parte dei guanti Leven. Questo tipo di taglio, a nostro parere, è quello che in questo momento fornisce la combinazione perfetta tra tutti i tagli disponibili sul mercato, che possiamo mostrarvi qui nel modello Kruger, che è forse il massimo esponente
di questo tipo di taglio è un ibrido negativo di nostra concezione che abbiamo chiamato Evocat. Si contraddistingue per avere una struttura del roll finger sulle dita esterne che a nostro parere necessitano del maggiore spazio di presa e della maggiore stabilità. Invece le dita interne, quindi medio e anulare, in taglio negativo per ottenere e dare alla presa la maggiore sensibilità. Per cui passiamo all'ultima macro area, che è quella di tagli totalmente negativi e che abbiamo come massimo esponente tra i nostri prodotti ovviamente il V-Sense Air Triple Black. Eccolo qui. Per cui con questo si potrebbe dire conclusa la panoramica generale per quanto riguarda i tagli dei guanti da portiere. Se non fosse che abbiamo appena presentato quello che è il nostro nuovo taglio, quello che noi consideriamo essere la soluzione migliore reperibile sul mercato. Ve lo mostro ovviamente e stiamo parlando di Adder e del suo XenoCut. Si contraddistingue per essere di base sempre un taglio ibrido negativo. Estremizza questa soluzione per aumentare al massimo lo spazio di presa dove noi crediamo sia più importante, ovvero, come abbiamo detto precedentemente, nelle zone di indice e mignolo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spalancato al massimo le dita e creato questi due wrap aggiuntivi all'interno di indice e mignolo per creare la massima sensazione, il massimo spazio di presa. Ora ve lo mostro da indossato così potete capire meglio. Nelle zone interne al dito abbiamo aggiunto e creato questo ulteriore spazio per poter uno aumentare lo spazio e avere più sicurezza lì dove serve, e dall'altra parte perché, essendo comunque lattice di 4 mm, crea e dà in queste zone, che sono quelle che poi impattano anche veramente sul pallone, un'aggiunta di ammortizzazione in più in fase di presa. Questa è quella che secondo noi è la soluzione che va a posizionarsi quasi perfettamente in mezzo alla nostra ideale parabola dei tagli. Passiamo alle conclusioni facendo una premessa. Ragazzi, non c'è un giusto e uno sbagliato. È corretto che ognuno faccia le sue valutazioni in fase di acquisto a seconda di ciò che ritiene la soluzione migliore per se stesso. Faccio un'altra considerazione, perché verrà spontanea anche a voi nelle domande. Ma fate il taglio negativo, il taglio ibrido negativo, il taglio piatto. Perché ci sono dei tagli che non fate? Perché consideriamo questi tagli avere dei difetti, quelli che a nostro parere sembrano essere difetti, tali per cui abbiamo deciso di adottare soluzioni alternative che potessero dare gli stessi vantaggi, però eliminando quelle che erano secondo noi soluzioni non proprio ottimali. Un esempio su tutte è quella della cucitura tra medio e anulare del taglio roll finger. Per cui ragazzi, abbiamo fatto una panoramica più che ampia parlando di tutto quello che si poteva dire riguardo ai tagli, e sicuramente molte cose non siamo riusciti a trattarle con la profondità che avrebbero richiesto. Io spero che questo breve tutorial vi sia stato utile e spero di avervi chiarito un po' le idee. Se siete interessati ad acquistare i nostri prodotti, vi lasciamo il link in descrizione dove potrete trovarli tutti. Se avete domande, opinioni e qualcosa da farci sapere, scrivetelo senza nessun problema nei commenti. Mettete like se il video vi è piaciuto e condividetelo. Per tutto il resto, ci vediamo alla prossima settimana.